procura la sesta palla persa di Pesaro con quella violazione di campo, quindi riguadagna il possesso Milano, che lo sfrutta con Gigi D'Atome che si butta indietro. Biliga per D'Atome, viene perso da Drell, non si può lasciare quello spazio al miglior tiratore da tre punti del campionato, tante nella loro carriera. Ora lo stesso Heinz riapre per D'Atome, che da quell'angolo lì potrebbe tirare anche girato di spalle ad occhi chiusi, come sta dimostrando in questa Final Eight. Adesso sta diventando realmente una macchina difficile da fermare, D'Atome con il cronometro nella testa, lo step back e la tripla segnata, gli ultimi 10 minuti che la separano dalla sua settima Coppa Italia nella storia.